Io ho 30 secondi di conferenza, sono gli ultimi 30 secondi che ho speso, gli ultimi 30 secondi che ho speso alla squadra. Io sono ben radicato con i miei piedi, tutta la terra che cammino, in tutti i passi che faccio e mi prendo. Perché questo deve fare un allenatore, questo deve fare uno che comanda un gruppo, tutte le responsabilità, con grande senso del dovere, con grande senso di responsabilità. Continua a camminare, certo, perché bisogna guardare i piedi delle persone e non le labbra, perché le labbra non portano da nessuna parte. I piedi invece sono quelli che camminano e fanno, e quindi è necessario che se da una parte, con grande senso di responsabilità, mi accollo tutto ciò che succede, è necessario che ci sia un comportamento, a prescindere da tutto, di tutti in questa direzione. E io ho finito. Guarda, onestamente non ho i numeri definitivi della partita perché non erano una priorità, ma non credo che nei secondi 20 minuti sia stato differente quello che è successo nei primi 20. Nei primi 20 è successo che abbiamo subito 23 punti di uno contro uno e 13 di contropiede. Questo significa che dei 43 totali subiti, 40 erano situazioni di controllo offensivo precario, rientro difensivo insufficiente, contropiede, e uno contro uno insufficiente. Io credo che il trend della seconda palla della partita sia stato molto simile, non supportato dai numeri. La mia personale interpretazione dell'approccio a cui tu fai riferimento è che troppi di noi, e sottolineo noi, in troppe situazioni abbiamo approcciato la partita nei possessi come se la volessimo esorcizzare per tutto quello che è il singolo momento di ogni giocatore. E questo produce ansia o un gioco sicuramente molto con poco ritmo e toglie il ritmo a tutta la squadra.